Sì, oggi purtroppo è successo un episodio spiacevole, imprevedibile e inimmaginabile anche perché è successo in una aula posta al secondo piano di uno dei plessi della scuola, peraltro quello più moderno, più nuovo, e l'acqua probabilmente si è infiltrata dalle terrazze e ha riempito una plafoniera, e la plafoniera col peso è caduta proprio durante la lezione. E la cosa strana, sul tetto dell'aula non c'è alcuna traccia di umidità o di, appunto, di segno di infiltrazione di acqua, e quindi un fatto assolutamente imprevedibile. Non avevamo mai avuto segnali di questo tipo in quelle aule. E quindi chiaramente è stata fatta subito la segnalazione, e il ragazzo, per precauzione, naturalmente è stato portato al pronto soccorso. È arrivato subito il 118, perché la plafoniera lo ha colpito alla testa, e un'altra ragazza è stata colpita di striscio alla spalla. Fortunatamente non ci sono problemi e conseguenze gravi, una piccola contusione per il ragazzo, per l'altra ragazza appunto neanche. Sono in ogni caso a casa i due ragazzi, stanno bene, sono, diciamo, sotto osservazione. È andata bene, ma chiaramente è sempre un rischio quello che si corre quotidianamente nelle scuole, anche per questi eventi estremi, appunto, che in maniera imprevedibile arrivano e cioè, colpiscono appunto le nostre scuole. Se la scuola viene chiusa per allerta meteo, la normativa vigente non prevede la possibilità di attivare la didattica a distanza per svolgere la giornata di scuola tramite piattaforma online. Nella normativa sulla didattica digitale integrata si è sempre parlato solo di emergenza epidemiologica e non di condizioni meteorologiche a giustificare il ricorso alla didattica a distanza. In quali casi la DAD resta un'opzione? Secondo alcuni pareri che la tecnica della scuola ha raccolto, il dirigente scolastico che volesse attivare la didattica a distanza, in accordo con i docenti della propria scuola, potrebbe farlo, sebbene a rischio di esporsi alle contestazioni sindacali. Da nostre fonti, peraltro, sembra che proprio in questi giorni in Sicilia alcuni sindacati abbiano formalmente diffidato i dirigenti scolastici dal prendere simili provvedimenti.